Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Noi canteremo gloria a te, che troviamo al numero 15. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fiduciosi ci apprestiamo all'altare del Signore chiedendo innanzitutto il suo aiuto e il suo perdono. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Giona. In quei giorni fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: «Spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo
che ha fatto il mare e la terra. Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: che cosa hai fatto? Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano, perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. E il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Parola di Dio. Signore, hai fatto risalire dalla fossa la mia vita. Signore, hai fatto risalire dalla fossa la mia vita. Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu hai ascoltato la mia voce. Signore, mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Signore, io dicevo: sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Signore, hai fatto risalire. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Signore, comandamento nuovo, dice il Signore, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù le disse: che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose:
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari, li diede all'albergatore, dicendo: abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? E quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa così. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. È ben noto questo passo del Vangelo in cui ci viene narrata la storia del buon samaritano, così la conosciamo. Ma è altrettanto importante ricordare questa mattina la domanda che ha fatto nascere questa storia, questo racconto da parte del Signore. E la domanda di fondo è: come ereditare la vita eterna? Come quindi accedere al paradiso? Allora dobbiamo innanzitutto tenere presente che il regno dei cieli, il paradiso, per noi cristiani è già nostro. Perché se siamo figli, siamo anche eredi, così ci dice la Scrittura. Ma ci invita però a mantenere questo regno di Dio, questa eredità che ci è stata data. E l'unico modo è farsi prossimo, essere noi coloro che vanno incontro, perché di fondo dobbiamo sempre ricordare che non ci salviamo da soli. Non siamo noi e Dio e basta. Noi come cristiani passiamo attraverso la relazione umana, la comunità, la Chiesa. E quindi solo facendosi prossimo all'altro che posso mantenere questa eredità, questo regno dei cieli, anche verso lo straniero, anche verso colui che ancora non conosco. Ma se è figlio di Dio è mio fratello. E se è mio fratello è erede con me del regno dei cieli. Voglio quindi arrivare a mantenere questa vita eterna che il Signore mi ha promesso, vado incontro anche al mio fratello.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella Tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei Tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura Ti lodi. Per mezzo del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a Te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il Tuo Spirito i doni che Ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del Tuo Figlio, della Sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della Sua venuta nella gloria,
Ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Isidoro, Ester e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati da quell'unico Spirito che il Signore Gesù ci lascia in dono, fiduciosi anche noi possiamo dire: Padre nostro, che sia Gesù, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio
e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita, e gli vive e regna nei secoli dei secoli. O Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Ah.
Signore.